Buongiorno a tutti, ben arrivati al nuovo incontro di Lucca 2200 anni di storia. Oggi parleremo del Volto Santo con Jacopo Lazzareschi Cervelli. Lascio la parola all'assessora Ilaria Vetina. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Carlo, grazie a te per averci offerto di nuovo questa opportunità. Un ringraziamento a tutte le persone che partecipano a questo incontro in Zoom e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook e anche a chi potrà di nuovo seguire questo incontro anche nei giorni e nei mesi prossimi. Il benvenuto è soprattutto un momento in cui condividiamo il piacere di poter realizzare anche in questo anno una edizione di un percorso particolare che abbiamo intitolato a Lucca 2200. Perché? Perché nel 2020 la nostra città ha compiuto un anniversario particolare, di tutto rispetto, ha compiuto per l'appunto 2200 anni di vita. Non abbiamo potuto segnare in modo particolare con iniziative, feste, questo prezioso anniversario, proprio perché ci siamo trovati nella situazione di pandemia nel momento più pesante, quindi in un lockdown che ci ha impedito di realizzare degli incontri in presenza. Però subito dopo abbiamo cominciato a lavorare sulla nostra storia, a recuperare dei momenti significativi di quella vicenda veramente estremamente affascinante che è la storia della città di Lucca. L'anno passato abbiamo svolto un percorso dal gennaio a maggio che ci ha permesso di ricostruire alcuni eventi significativi e quest'anno abbiamo voluto riproporre una seconda edizione a partire proprio dal grande interesse che abbiamo riscontrato sia tra i nostri concittadini e concittadine, ma anche da persone che non vivono a Lucca, vivono in altre parti d'Italia, ma sono attratte dalla nostra città che conserva ed emana ancora un fascino capace di condurre qui personalmente, fisicamente o anche virtualmente tante persone che sono interessate all'arte, alla storia e alla cultura. Quest'anno quindi abbiamo iniziato un nuovo percorso che presenta due nuove caratteristiche: il fatto di voler mettere al centro dei protagonisti, delle figure particolari e anche un altro aspetto, che è quello di corredare ogni incontro con un video che ci permette di entrare in contatto con il protagonista dell'incontro attraverso la valorizzazione di immagini, di luoghi della nostra città. Per questo prezioso arricchimento dei nostri incontri, che sono i video, voglio ancora ringraziare, come ho già fatto sabato scorso, l'ufficio del Comune di Lucca del Turismo e la funzionaria Laura Goracci e Antonella Giusti che hanno condiviso questa nostra iniziativa con passione, con entusiasmo e con generosità e che ci permettono quindi di esplorare da tutti i punti di vista, anche quello del valore iconografico del nostro territorio, quello che la storia ci regala. E il nostro ringraziamento va a tutti gli studiosi e le studiose del nostro territorio che hanno raccolto il nostro invito. Stamani con noi abbiamo Jacopo Lazzareschi Cervelli, che ringraziamo, e abbiamo al centro dell'attenzione una figura un po' particolare, un protagonista che è diverso dagli altri protagonisti. Sabato scorso abbiamo cominciato con una riflessione su Matilde di Canossa, per cui ancora ringraziamo Ilaria Sabatini che ce ne ha realizzato un ritratto estremamente affascinante, molto fondato dal punto di vista storico e iconografico. E stamani chiediamo a Jacopo Lazzareschi Cervelli di parlare con noi di un protagonista del tutto particolare, dicevo. Non si tratta in questo caso di un personaggio della nostra storia, ma si tratta di un simbolo estremamente ricco, plurale, affascinante e anche misterioso. Oggi parliamo infatti del Volto Santo. Il Volto Santo è un'opera estremamente significativa dal punto di vista storico-artistico, e vedremo perché, che ha un grandissimo valore di tipo religioso nella storia del cattolicesimo, ha un valore spirituale per il grande spessore di riflessione che porta con sé, ha il valore di raccontare la storia di un popolo nel rapporto
che un popolo plurale, non solo lucchese, ma anche da fuori, ha realizzato con questo simbolo religioso. Ma il volto santo ha anche un valore di simbolo politico. Ha rappresentato Lucca in tantissime espressioni iconografiche legate alla vita sociale, economica e politica. Ha rappresentato il potere di Lucca nei secoli, nei confronti dei territori limitrofi, nei confronti dei territori soggetti. Ecco, riconoscere il potere di Lucca era espresso molto bene dal consegnare i ceri nella celebrazione religiosa che caratterizza la nostra città, che è quella della processione del 13 settembre, alla vigilia della festa di Santa Croce, dell'esaltazione della croce. Al centro di una serie di opere storiche Ilaria, ti sentiamo male, vai a tratti. Aree importantissime che ci Ok, abbiamo perso Ilaria. Allora direi intanto di mandare il video del Volto Santo, poi magari quando rientra continuiamo con questo saluto iniziale. Si vede Jacopo? Sì, sì. Ok. Alessandro, c'è una conferenza. Ecco qua, ci siamo. Allora, va bene, io non vedo... Carlo, grazie di aver mandato il video. Ho avuto un problema di connessione, cose che capitano quando cerchiamo di restare in contatto con questi strumenti, che fortunatamente ci permettono ancora di realizzare incontri, ma solo attraverso dei mezzi tecnici e tecnologici. Stavo proprio raccontando che Jacopo è uno degli autori che ha contribuito alla ampia bibliografia sul Volto Santo, perché ha pubblicato Vestitio Regis, che è un testo estremamente interessante perché ci presenta una documentazione fotografica accurata e molto esplicita di quello che avviene ogni anno alla vigilia delle celebrazioni dell'esaltazione della croce,
che consiste nella vestizione del volto santo, il quale viene addobbato con tutti i gioielli che nel corso del tempo sono stati creati per esaltare la magnificenza di questa riproduzione di un Cristo che rappresenta insieme il simbolo della croce, ossia della sofferenza, e il simbolo della vita, perché è un Cristo vestito, con tutto il significato che questo ha avuto nell'iconografia medievale, ed è un Cristo nel pieno possesso della sua potestà. Dicevamo proprio una potestà soprattutto spirituale, ma una potestà che diventa una capacità di governo della vita degli esseri umani da tutti i punti di vista. E per questo la figura del volto santo ha acquisito così tanti significati da dare da una centralità notevole alla nostra città, sotto l'aspetto degli scambi commerciali e culturali. Quindi ha reso Lucca un centro per il pellegrinaggio fin dall'epoca medievale, perché ha attratto visitatori, viandanti, pellegrini, persone in cerca di significati spirituali, e ha fatto sì che la nostra città si identificasse per gran tempo proprio con il volto santo. Recentemente poi, con il 950esimo anniversario, sono stati svolti ulteriori ricerche scientifiche che hanno permesso di individuare una datazione precisa che va a confermare proprio quello che era il risultato, il contenuto del racconto leggendario che ci narra le sue origini. Un argomento quindi estremamente affascinante, un personaggio del tutto originale e un relatore. Jacopo, ti lascio la parola, da cui siamo felici di sentire che cosa ha scoperto, che cosa ha provato, che cosa pensa, qual è il rapporto della città di Lucca con il volto santo. Grazie. Microfono, grazie, grazie Laria per questa presentazione. Brevemente, io sono un giornalista con una formazione storica e essendomi occupato in passato di San Martino, della cattedrale e della storia dell'architettura della nostra cattedrale, ovviamente ho approfondito anche la storia del Volto Santo, ma l'occasione, diciamo, di dare una lettura un po' trasversale della storia del Volto Santo avvenuta appunto quando l'altro autore del libro che citava Ilaria Vietina, Luigi Casentini, ha fatto un fotografo e video operatore di Noi TV, ha fatto, diciamo, un reportage proprio sulla vestizione del Volto Santo, da cui è nato questo libro a cui sono stato chiamato, diciamo, a dare un testo, un libro fotografico principalmente. Non essendo uno studioso specializzato esclusivamente in Volto Santo, il mio contributo, diciamo, che si è posto sulla scia di quello che aveva già fatto in parte con un altro volume importante dell'Istituto Germanico, Romano Silva, il professor Silva, di cui quest'anno ricorre il decennale dalla morte, che aveva analizzato un po' diverse tematiche della città dal punto di vista dell'iconografia politica. L'iconografia politica è diciamo, modo trasversale un po' di leggere le opere d'arte, che diventa molto interessante quando queste opere d'arte sono, o anche di fede, come nel caso del Volto Santo, assumono molti significati assieme. Diciamo che questo tipo di lettura va anche oltre, diciamo, la datazione del Volto Santo stesso, che sappiamo essere è stata oggetto di dibattito, diciamo, quasi secolare degli storici dell'arte, e poi poco tempo fa con una datazione tramite carbonio 14 abbiamo scoperto che questa scultura risulta essere
molto antica, perlomeno quanto ci raccontava la leggenda. In questo momento stiamo aspettando diciamo che avvenga il restauro, che sicuramente ci darà degli elementi nuovi e interessanti. Dicevo che non viene intaccato una lettura sull'iconografia politica di questa scultura, proprio perché abbiamo il dato isolato di questa antichità che da qualcuno è messa in discussione, e poi abbiamo quelli che sono i documenti. La storia si basa su testi scritti, quindi ci auguriamo che magari in questo restauro possa saltare fuori qualcosa di più, magari di scritto proprio contenuto dentro il simulacro, che ci aiuti a ricollegare questi fili tra questa datazione e i documenti che chiaramente ci parlano del volto santo dall'undicesimo secolo. Però andiamo subito, nell'ambito della mia discussione. Intanto condividi, ecco. Eccoci. Allora, io mi sono fatto un po' uno schema, perché logicamente è un po'... questo discorso si presta molto a essere dispersivo, perché logicamente ogni elemento che aggiungerò c'è una storia affascinante che ci porterebbe fuori dal discorso principale. Cerchiamo di toccare un po' tutto, perché la storia è veramente lunga. Le vicende religiose e politiche che hanno portato la nostra città a scegliere un antico crocifisso ligneo come sovrano ideale, sono appunto complesse. La prima cosa che notiamo, che dobbiamo notare di questo crocifisso così particolare, è che ci troviamo di fronte a una tipologia antica che viene definita Christus Triumphans, cioè Cristo trionfante, cioè rappresenta Gesù sulla croce, non turbato nell'espressione dai dolori della sofferenza, del supplizio, ma un po' fuori dal tempo, vincitore della morte, sulla morte. E i tratti distintivi, di questo crocifisso così particolare sono la lunga tunica che ricopre completamente il corpo, e legata in vita da una cintura annodata. Ecco, e questi sono... Vediamo appunto nella foto un volto santo praticamente spoglio degli ornamenti che vengono poi messi magari per le feste principali. Appunto, la prima cosa che notiamo è appunto il fatto che è vivo, che ci scruta con i suoi occhi, che non lo vediamo particolarmente sofferente, che ha questa veste con questo nodo. Allora, come mai questo prototipo è antico? È antico perché nell'arte cristiana la rappresentazione del crocifisso come lo conosciamo oggi, cioè sofferente, è stata soprattutto introdotta a partire dal XIII secolo con gli ordini mendicanti, che hanno sottolineato più, hanno diffuso più, e concentrato l'attenzione, la devozione sul crocifisso nel momento che doveva rappresentare proprio la sofferenza di Cristo. Mentre in antico, e questo si vede anche nei prototipi, nel prototipo più antico, che è questo crocifisso che si trova in Santa Maria Antiqua, una chiesa nell'area del Foro Romano che risale al VI secolo. Anche qui vediamo dei tratti comuni con il nostro volto santo, cioè la veste e Cristo che è ancora vivo sulla croce. Ecco, come mai anticamente c'era questa preferenza? Perché noi dobbiamo pensare che comunque nel periodo tardo antico la crocifissione era vista come una pena infamante, e quindi quando comunque la religione cristiana è diventata la religione comunque
ufficiale dell'impero e si è diffusa così tanto, comunque c'era ancora questo lascito del supplizio infamante che comunque nella cultura ci è voluto appunto qualche secolo per farlo, diciamo, penetrare nella cultura latina, che la vedeva come una cosa riservata a delinquenti e a persone che appunto avevano fatto qualcosa contro la legge. L'altro elemento importante che vediamo proprio sulla scultura del volto santo, oltre a questa veste, è la cintura annodata. Ecco, questo è un simbolo che viene, diciamo, interpretato come sia di regalità sia di sacerdozio, perché comunque la tradizione di Gesù visto come re dei giudei è legata a tutti i re di Israele che comunque erano anche sacerdoti, e questo retaggio resta nel Medioevo, per esempio nelle sculture. E quando si deve rappresentare, per esempio, Mosè, che era un sacerdote, molto spesso veniva inserito, diciamo, la cintura con il nodo. E qualche esempio lo abbiamo anche sul nostro territorio, se anche in modo molto accennato. Mi viene in mente, per esempio, San Cassiano di Controne, che è una chiesa molto bella del nostro territorio. Qui vediamo altri esempi di Christus Triumphans che troviamo sul nostro territorio, sono tutti, diciamo, crocifissi che appartengono appunto al XII o al XIII secolo. Questo è quello di San Michele in Foro, questa è la croce di Berlinghiero che si trova al Museo Nazionale di Villa Guinigi, proveniente dal Convento dell'Angelo, proprio il Convento dell'Angelo sopra Ponte Amoriano, che noi conosciamo però nelle sue forme esteriori neoclassiche che furono rinnovate dall'architetto Nottolini. Invece qui vediamo il Christus Patiens, in questo caso di Cimabue, infatti siamo in una chiesa di un ordine mendicante a Arezzo, vediamo la differenza che c'è, il modello, diciamo, di Cristo sofferente, che è quello che poi noi siamo stati che si è diffuso di più nei secoli successivi, a partire dal 200, che conosciamo e che conosciamo meglio. Ecco, vabbè, qui per restare in ambito, diciamo, qui è Zaccaria, padre di San Giovanni Battista, di Matteo Civitali a Genova, ecco, per sottolineare come anche in questo caso un sacerdote, diciamo, viene rappresentato ebraico con una cintura con un nodo, uno degli attributi che vengono descritti nella Bibbia. Allora, la regalità del simulacro del volto santo è stata rafforzata da tempo immemorabile dalla presenza di una corona sul capo, che è uno dei tratti distintivi della sovranità del crocifisso sulla città. Però questa cosa non ci deve ingannare. Ecco, Lucca non è città devota, ma non è mai stata una teocrazia. È stata una piccola repubblica oligarchica, devota, ma allo stesso tempo orgogliosa della propria indipendenza, della propria giurisdizione, che è stata poi difesa questa giurisdizione dalle debite ingerenze, qualche volta della Chiesa, spesso anche degli altri vicini. Ecco, il volto santo è stato proprio uno degli emblemi che ha rappresentato proprio la difesa di questa particolarità, per cui è diventato un simbolo proprio della nazione lucchese, uno stato autonomo che è sopravvissuto nei secoli fino a Napoleone con le sue antiche magistrature di origine medievale che si sono destreggiate nei secoli in una complessa politica estera fra i potenti di Europa che hanno più volte, diciamo, rischiato di schiacciarci. Il volto santo è stato nel Medioevo una delle grandi mete del pellegrinaggio tra l'Europa centrale e la Terra Santa, e ha mantenuto
immutata la sua fortuna anche nell'epoca moderna, conservando proprio il ruolo di un'effigie universalmente apprezzata e rispettata. E l'immagine attraverso cui prima il comune e poi la Repubblica di Lucca, i grandi mercanti, i banchieri, le comunità lucchesi vollero rappresentare se stesse in Europa e nell'ambito del Sacro Romano Impero, ma anche in quello dei grandi stati nazionali. E partiamo, diciamo, un po' da due punti di partenza. Sono un po' la leggenda che ci è stata tramandata, a partire anche quella dal XII-XIII secolo, e poi i dati storici che individuano questo crocifisso così particolare. Ecco, riassumendo molto velocemente la leggenda che un po' conosciamo, i lucchesi perlomeno conoscono, questa leggenda è raccontata dal diacono Leobino, che narra come un vescovo, Gualfredo, durante un pellegrinaggio a Gerusalemme avrebbe avuto una visione notturna. Un angelo lo invitava a cercare il santissimo volto del Redentore scolpito da Nicodemo e nascosto in un luogo segreto, nella casa di un tale Seleuco, dove era stato nascosto ormai da secoli, perché ovviamente Nicodemo aveva assistito alla crocifissione, aveva realizzato questa scultura per tramandare le fattezze, le vere fattezze di Gesù, e si era trovato in difficoltà a rappresentare il volto, e qui c'era stato l'intervento, la parte così definita cheropita, cioè il fatto dell'intervento divino attraverso degli angeli che avevano plasmato una notte il volto del volto santo, che quindi era ancora più vero perché realizzato da mano divina. Gualfredo e i suoi compagni, quindi siamo nell'alto Medioevo, quindi avevano trovarono questo crocifisso nel luogo indicato dalla prima visione, e decisero di inviarlo in Europa, però rispettando sempre la volontà divina, visto che eravamo di fronte a un oggetto particolare, quindi fu messo su, portato a Giaffa e caricato su una grossa nave, che però, proprio per rispettare la volontà divina, fu mandata in mare senza equipaggio. La nave sparì all'orizzonte, ricomparsa poi davanti al porto di Luni, dove gli abitanti cercarono invano di abbordarla per impossessarsi un po' del bottino che c'era a bordo, perché questa nave era stata anche ornata di addobbi, quindi doveva dare abbastanza nell'occhio. In quello stesso momento in cui la nave era davanti a Luni, ci fu un'altra visione a Lucca, il vescovo Giovanni, un angelo che gli rilevò l'esistenza dell'immagine a Luni e gli fu ordinata a questo vescovo di Lucca di recarsi là con il clero per praticamente intervenire in questa, nell'avvicinamento, nell'accostamento di questa. E il vescovo poi riuscì, ovviamente con la preghiera a far entrare in porto, a scaricare questo preziosissimo contenuto, che fu, come sappiamo, caricato su un carro, trainato, senza anche qui nessuno che lo conducesse. Questo carro poi spontaneamente, secondo la volontà della provvidenza, arrivò a Lucca e il volto santo fu portato nella cattedrale di San Martino, ci dice la leggenda, vicino alle porte del Tempio, nella parte meridionale della chiesa. E dai calcoli fatti, siccome viene espresso che questa cosa avvenne al tempo di Carlo il Pipino Re, e il fatto che ci fosse il vescovo Giovanni ha fatto calcolare che questo anno dovesse essere il 782,
che poi è stato, diciamo, mantenuto anche per calcolare centenari, diciamo, dell'arrivo del Volto Santo. Ecco, ora, poi ci sono altre versioni della leggenda più arricchita, c'è tutta una discussione degli storici sull'identificazione del vescovo con Giovanni I, l'anno, per dire uno, c'è stato Graziano Concioni, il compianto Graziano Concioni, che ha riportato molto più indietro nel periodo longobardo questo leggendario arrivo del Volto Santo. Diciamo, ora io non mi soffermo su questo particolare che ci interessa relativamente al fine, diciamo, della descrizione, diciamo, di questa analisi un po' trasversale del Volto Santo. Questa è la leggenda. I dati storici: noi non abbiamo fino all'XI secolo nessun documento che ci parli chiaramente del Volto Santo. Anche qui si aprirebbe un abisso, perché tutti gli storici, a partire dagli antiquari, dagli eruditi lucchesi del 6 e del 700, individuano il culto del Volto Santo come una cappella vicina alla cattedrale di San Martino, del Domini et Salvatoris, del Signore del Salvatore, che viene, come posso dire, ricondotta al culto del Volto Santo. Però Volto Santo, volto e croce sono termini per riferirsi a questa nostra scultura, che arrivano più tardi, arrivano nell'XI secolo, quando si afferma di più il culto, cioè quando questa scultura, che le ultime datazioni ci danno così antica, all'VIII, IX secolo, cessa di essere un crocifisso qualsiasi e diventa quello che noi chiamiamo Volto Santo. Appunto, noi ci abbiamo nell'XI secolo, quindi subito dopo la riedificazione della cattedrale voluta da Papa Alessandro II, siamo quindi fra il 1070 e, diciamo, i primi anni del XII secolo, un elenco di altari della cattedrale. Intanto qui avete visto sullo schermo l'arrivo del Volto Santo a Lucca, raffigurato nel famoso affresco di Amico Aspertini in San Frediano. Ecco, qui vediamo una ricostruzione, diciamo, molto molto sommaria della cattedrale anselmiana, cioè ricostruita da Anselmo II, di cui sappiamo che era una chiesa a cinque navate, fatta un po' a immagine delle basiliche di Roma. Prendete molto come un'ipotesi questa mappa, perché anche in realtà il posizionamento di questi altari dentro la chiesa è, diciamo, oggetto di una grandissima discussione da tutto un secolo di tutti gli studiosi che si sono confrontati con San Martino. La cosa interessante è che noi abbiamo in questo elenco di altari, che non sappiamo in che ordine sono descritti, abbiamo due altari che sono staccati da tutti gli altri. Uno che è definito Ante Crucem Veterem, che è quello a meridione, quindi lo vediamo sulla destra della carta vicino all'ingresso, e un altro altare Ante Vultum. Ecco, abbiamo già due termini, diciamo, che sono legati al nome del Volto Santo che conosciamo. Crucem Veterem, quindi un'antica croce, e il Vultum. Il Vultum, qual è la cosa strana del Volto Santo? La cosa strana del Volto Santo è che effettivamente noi abbiamo ereditato un nome doppio che non è molto diffuso, diciamo, in altri contesti, perché tutte le volte che parliamo di Vultum nel Medioevo dobbiamo pensare più a una Veronica, cioè a quel panno, diciamo, leggendario, che questo personaggio, anch'esso leggendario, con cui questo personaggio leggendario, Veronica, avrebbe asciugato il volto di Cristo, diciamo, quando si stava trascinando sul Calvario.
da questo, diciamo, dalla Veronica si pensa che abbia perfino avuto origine la Sindone, ecco, per dire, perché comunque il culto potrebbe, della Sindone potrebbe, diciamo, perlomeno a livello letterario, essere stato generato dalla Veronica. La croce in Veterem è una croce che sembra così, sui documenti potrebbe essere una croce, un crocifisso o anche una croce aniconica, cioè senza nessun corpo, senza il corpo di Gesù sopra. Ecco, questi due elementi che poi si uniscano, ecco, sono la prima traccia seria del volto santo, che poi da questo momento qui in realtà comincia a apparire sui documenti in modo più chiaro. E la crescita, diciamo, del fervore religioso per il volto santo è coincisa con l'incremento dei pellegrinaggi attraverso la via Francigena, proprio in questo periodo, quindi nell'undicesimo secolo, questo fenomeno aumenta, e poi questa cosa culminerà con la crociata, e proprio in quegli anni, cioè negli anni della crociata, il crocifisso lucchese era già ben diffuso, diciamo, il nome di questo crocifisso in Europa. Se Guglielmo II, di re d'Inghilterra, che era figlio di Guglielmo il conquistatore, nel momento in cui regnava, tra il 1084 e il 1100, era solito giurare proprio per Santum Vultum de Luca. La consacrazione vera e propria del culto, che c'è trasmessa ai documenti, fu sancita da Pasquale II nel 1107, al tempo del famoso vescovo riformatore lucchese Rangerio, uno dei principali esponenti del movimento gregoriano, che lottava quindi per l'emancipazione della Chiesa dal potere politico degli imperatori e per l'unificazione della liturgia d'Occidente. Con quella bolla il Papa stabiliva la divisione delle offerte, diciamo, alla Cappella del Volto Santo, per la metà al Vescovo e per la metà ai canonici della Cattedrale. Ecco, questo è un altro elemento importante, cioè i canonici della Cattedrale sono storicamente i custodi del Volto Santo. E anche oggi che viene restaurato il Volto Santo, senza il permesso del capitolo dei canonici di San Martino, che è una delle nostre istituzioni ancora viventi, più antiche, nobili e antiche della Chiesa lucchese, senza questo permesso non si potrebbe fare. E quindi il culto, diciamo, questo esplodere, diciamo così, del successo del culto fa proprio pensare al fervore dei vescovi lucchesi avversi alle ingerenze degli imperatori nell'amministrazione della Chiesa, perché dobbiamo ricordare che non c'era questa divisione così netta nel Medioevo, anzi non c'era proprio nessuna. Anzi, erano delle cose contigue, perché i vescovi dall'epoca di Costantino erano divenuti, quindi con l'ufficializzazione del culto cristiano, erano diventati dei funzionari dello Stato. E quindi l'imperatore, come posso dire, già da quell'epoca, diciamo, interferiva con la scelta di questi funzionari. Poi c'è tutta la formazione, il Vescovo di Roma diventa il Papa che noi conosciamo attraverso il Medioevo, e quindi l'imperatore continua a esserci, e al Vescovo vengono affidati non solo la cura d'anime della sua diocesi, ma anche ingenti beni pubblici, beni legati alla sua cattedrale, e quindi appunto nel XII secolo scoppia questo scontro, perché ovviamente i personaggi della Chiesa, diciamo, più ligi alla missione pastorale, vogliono staccare la parte spirituale da quella economica. Nel Medioevo questo non è possibile, vogliono perlomeno dargli un'indipendenza, e quindi scoppia tutta questa lotta. Ecco, nell'ambito
di questa lotta è stata da molti ricondotta la diffusione del volto santo, proprio come simbolo evidente della somma regalità di Cristo in contrasto e in polemica con la regalità terrena degli imperatori del Sacro Romano Impero, che si attribuivano anche loro titoli e funzioni sacerdotali, perché comunque c'era tutta questa tradizione dell'Antico Testamento che diceva che i re di Israele erano sia re sia sacerdoti, per cui poi andava a finire che i grandi, diciamo, le persone a capo dei grandi sistemi della Chiesa e dell'Impero, entrambi s'attribuivano poi queste funzioni. Quindi il Papa temporali e l'imperatore spirituali. Cioè, però ecco, ci sono indizi anche che portano a valutare, diciamo, il volto santo con questo culto, cioè la nascita del culto, non dell'oggetto, ma del culto, come vi dicevo io, così a una, come posso dire, una genesi un po' più complessa, ecco, che riassume in sé di diversi aspetti, un po' fuori dal controllo dei vescovi riformatori. Perché questa cosa? Perché oltre al fatto di essere una vera immagine di Cristo a Cheropita, il volto santo riusciva a accumulare su di sé diversi aspetti diciamo della cultura di molti settori differenti della società dell'epoca, e questi settori vi si sentivano rappresentati anche con le sfumature più variegate. Purtroppo non sappiamo quando diciamo il simulacro è stato incoronato per la prima volta da un diadema, lo sappiamo solamente dalle miniature del XIII secolo, ma molto probabilmente questa cosa è più antica. E sarebbe importante riuscire a capire quando è avvenuta questa cosa, perché proprio la corona sulla testa del volto santo ne ha condizionato la fortuna e le storie successive. La regalità espressa con più vigore proprio dal diadema è indice della superiorità, come vi dicevo prima, della regalità divina su quella terrena, e per questo rientra negli schemi della pastorale gregoriana di cui parlavo. Paradossalmente però questa interpretazione funzionava anche in modo diametralmente opposto, laddove i simboli regali erano esattamente gli stessi della sovranità terrena, quindi un sovrano celeste con i medesimi oggetti che connotavano i re e gli imperatori. Questo aspetto ambiguo doveva essere molto apprezzato non solo dalle fasce più modeste della popolazione, che consideravano i sovrani dotati di poteri sacri e miracolosi. Proprio il vescovo Rangelio, il vescovo di Lucca, si scaglia con un suo scritto su questa credenza, nel suo scritto più importante, La Vita Metrica. Ma negli stessi sovrani, cioè vedevano in un oggetto come il volto santo, con questi attributi, la corona, eccetera, intravedevano la legittimazione del proprio status e dell'ordine costituito, che rispecchiandosi nel re dell'universo e nei re sacerdoti di Israele. Ecco, la consacrazione del volto santo a tutore e simbolo politico dell'autonomia della città, quindi noi vediamo la prima fase del volto santo, che ha fortuna perché da una parte non è un oggetto di culto, un'opera d'arte dove si riconoscono gli imperatori, dove si riconosce diciamo i principi della riforma gregoriana, che vedono Lucca un centro importante, ma la consacrazione come simbolo della città avvenne in un momento leggermente successivo, quindi dall'undicesimo passiamo al XII secolo, con il consolidamento delle istituzioni del comune di Lucca. Ecco, dalla prima metà del XIII secolo
la testa coronata del volto santo fu rappresentata secondo modalità affini ai profili degli antichi imperatori romani sulle monete coniate dalla zecca cittadina, e quindi assumendo una sorta di supplenza iconografica di un sovrano a Lucca, perché sulle monete c'era il nome dell'imperatore, però c'era il viso del volto santo. Comunque all'epoca erano ben conosciute anche le monete antiche, questa tradizione veniva proseguita. Quindi il volto santo assumeva una funzione di supplenza iconografica di un sovrano su Lucca e occupava fisicamente appunto il posto sulle monete, su un trono cittadino, costituendo un simbolo di autonomia della città che poi veniva diffuso con l'economia e con i mercanti attraverso l'Europa. Quindi il volto santo costituì una sorta di pretesto ideologico progressivamente sempre più esplicito, con cui il comune stesso si emancipò dal potere imperiale terreno, acquisendo le prerogative amministrative del sovrano sul territorio e la sua giurisdizione. Nel 1162 il comune di Lucca si fa fare un diploma dal marchese di Toscana, qui il marchese di Toscana, probabilmente dietro un cospicuo pagamento, dava tutte le sue prerogative feudali all'intero corpo dei cittadini di Lucca. Per questo motivo, da quel momento, il comune si era, come posso dire, aveva fatto l'ultimo pezzetto per gestire una sorta di sovranità sul suo territorio. Questa cosa è ancora oggi sottolineata dalla corona di marchese sul nostro stemma. La luminaria Santa Croce con l'omaggio di villaggi e castelli e comunità soggette a Lucca ogni anno era la riprova, diciamo, di questo potere politico sul territorio. E vi facevo vedere qualche immagine. Ecco, qui vediamo il codice Tucci Tognetti della Biblioteca Capitolare, in cui si vede la prima rappresentazione, una delle prime rappresentazioni del volto santo, diciamo nelle forme con la corona, con il nimbo e con la veste, che è fondamentalmente quella che c'è stata, che abbiamo ereditato tutt'oggi. Questa è un'altra, diciamo, un'altra miniatura del medesimo artista, probabilmente sempre nell'archivio, nella Biblioteca Capitolare. Vabbè, questa è un'immagine di uno degli imperatori, Ottone III, mi sembra. Ecco, qui vediamo quello che vi dicevo prima, cioè il volto del volto santo nelle principali emissioni monetarie di Lucca. Lucca, dobbiamo ricordare che era... è stata una delle più longeve zecche d'Italia, perché comunque nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, e anche questo ha a che fare col volto santo, la città fu capitale, fu sede dal periodo nel periodo longobardo del più importante ducato della Toscana, e nel periodo carolingio divenne addirittura capitale di tutta la Marca Toscana. L'importanza strategica dell'Alto Medioevo di Lucca era dovuta a due fatti: era una città che aveva ancora le mura romane, quindi era difendibile, e era vicina al porto di Prisa. Quindi il marchese, prima i conti di Lucca, poi il marchese di Toscana, fino all'undicesimo secolo avevano un palazzo qui a Lucca, e le attività di coniazione delle monete sono andate avanti poi nei secoli anche sotto il comune. Il comune si distingue nelle sue emissioni proprio per aver adottato poi l'effigie del volto santo. Qui vediamo una delle prime emissioni, un grosso d'argento, qui siamo all'inizio del XIII secolo, e a nome di un imperatore, Ottone. Ecco, questo è un grosso d'oro lucchese, in cui vediamo da una parte il monogramma imperiale, però dall'altra vediamo il volto santo di profilo. Qui siamo nel piano 200, questa moneta faceva concorrenza al fiorino, e abbastanza raro vedere un profilo del genere, che è evidentemente proprio una riproposizione della monetazione antica
antica romana. Allora, la corona non è l'unico elemento accessorio prezioso del volto santo, è attestato nelle sue più antiche raffigurazioni, come abbiamo visto, oltre il diadema, il crocifisso ebbe dai tempi, da tempi antichi imprecisati un corredo di paramenti restati costanti, il nimbo di a ferro di cavallo con le estremità gigliate, simbolo di una arcaica aureola, e poi che cinge quindi tutta la figura del Cristo, la veste con un fregio, il collare, i manipoli ornati di gemme, i calzari e un calice posto sotto il piede destro del crocifisso. Questi sono gli elementi proprio che contraddistinguono il volto santo nelle raffigurazioni più antiche. Questi oggetti, seppur rinnovati nel tempo, sono il corredo principale con cui la scultura veniva vestita e addobbata nelle feste liturgiche più importanti a cui era legata. Quindi parliamo della esaltazione della Santa Croce il 14 settembre e l'invenzione della Santa Croce il 3 maggio. Ecco, l'invenzione della Santa Croce in realtà celebra il fatto del pellegrinaggio dell'imperatrice Elena, madre di Costantino, l'imperatore Costantino, che sarebbe andata a Gerusalemme e avrebbe trovato i frammenti della croce dove era stato crocifisso Gesù. La vestizione della scultura, assieme alla sua natura policroma, sono uno dei più tipici retaggi polimaterici della tipologia di scultura medievale di devozione sacra. E noi dobbiamo oggi, vediamo queste chiese che sono passate, diciamo, nei secoli, e sono state per certi versi normalizzate, ma le chiese del Medioevo erano delle architetture molto vissute, dove i privati potevano intervenire largamente, dove il culto era molto più libero. Poi c'è stata la fase tridentina, in cui queste chiese piene di oggetti di tutti i tipi, piene di sculture di santi vestite o colorate, sono state fondamentalmente ridotte al minimo per riordinare proprio la catechesi, insomma, perché comunque c'era una confusione abbastanza interessante, insomma, nelle chiese prima della Riforma. Basta leggere le visite pastorali del 5 e del 600 per trovare una marea di sculture di santi vestiti in panni di seta o in panni di lana, ornati di monili, ritenuti che poi in queste visite pastorali venivano non più ritenute al passo con la moda del tempo, ma anche con i gusti del tempo. Ecco, la Controriforma, con il diffondersi anche dei canoni estetici del Rinascimento, ha eliminato, direi, il 98% di queste sculture, diciamo, vestite, di cui il Volto Santo è uno degli ultimi esemplari. La più importante scultura vestita del Volto Santo di cui abbiamo traccia era proprio il San Martino il Povero, che ogni anno, da tempo immemorabile, ma i documenti che ce lo testimoniano in modo molto, molto descrittivo, sono del 300, all'11 novembre veniva vestito di nuovi con dei veri e propri vestiti anche di lusso, cioè panni di rossi e bianchi, colori del comune, ornati di pietre semipreziose, pellicce di vaio, e questo vestito del San Martino il Povero restava praticamente molto tempo sulla scultura, e poi credo, se non ricordo male, che venisse, quando veniva sostituito l'anno dopo, veniva, come posso dire, diviso fra i poveri, ecco. E con la Riforma tridentina queste chiese, appunto, sono state, tutti questi tipi di culto, insomma, sono scomparsi, e sono scomparsi anche molti altari. Ecco, nella cattedrale di Lucca
diciamo, il volto santo è uno dei pochi altari, diciamo, di origine medievale sopravvissuto nella sua posizione, ma ce n'era tantissimi che sono stati poi ridotti e concentrati su sul sistema di altari cinquecenteschi che vediamo ancora oggi con le tele, che sono organizzati con un programma iconografico anche di più ampio respiro, cioè c'è una parte è più ortodosso, ecco, quindi mentre tutte le reliquie di tutti questi santi furono concentrate nella cappella del santuario, ecco, praticamente nella navata sud ci sono le storie di Cristo, nella navata nord le storie di Maria, e la figura del volto santo, comunque, avendo un culto così importante, come tutte le cose che hanno un culto importante, poi sono state valorizzate, però conservate, anche se avevano un culto d'origine antico, magari con delle caratteristiche non perfettamente inquadrabili in quelle che sono poi le direttive della Controriforma della Chiesa Cattolica. La Cappella del Volto Santo è nella stessa posizione, perlomeno dalla ricostruzione della Chiesa avvenuta tra il 1061 e il 1071, da Papa Alessandro II, e poi nelle ricostruzioni successive di San Martino è stata praticamente lasciata nella stessa posizione. Il tempietto che vediamo di Matteo Civitali fu realizzato tra il 1482 e l'84, sostituendo probabilmente un tempietto a base non ottagonale ma quadrata, con bicromo di colori, diciamo, di marmi bianchi e neri. Davanti al volto santo sono conservati alcuni cimeli che ci ricordano un po' questa funzione delle chiese pretridentina, ecco, perché, vabbè, da una parte c'è una grata dove c'è una mannaia di un famoso miracolo avvenuto nel 1334, mannaia che si storse su... dopo il colpo inferto dal boia sul collo di un imputato che era innocente, però ecco, nel senso, diciamo, della mescolanza di cose sacre e profane che c'erano nelle chiese nel passato, c'è la famosa trofea di guerra sottratto dal conte Stefano Orsetti durante una battaglia, diciamo, nella Serbia attuale, fra esercito imperiale e esercito dell'impero ottomano nel 1716. Era una battaglia a cui prese parte questo membro della famiglia Orsetti, di cui qui proprio a Palazzo Orsetti abbiamo anche un ritratto. Ecco, l'unico esempio di trofeo militare rimasto in una chiesa, diciamo, nella nostra città, ma questi trofei erano molto comuni nel Medioevo e erano anche più sconsiderati, cioè dopo il Concilio di Trento, in epoca di Controriforma, viene vietato espressamente di mettere nelle chiese trofei di guerra che fossero stati originati da guerre fra cristiani, quindi ci potevano rimanere solamente quelli venuti fuori da guerre contro i musulmani. Però, come vi dicevo, nelle visite pastorali, prima che venissero ripulite le chiese da questi oggetti, nel Cinquecento ne troviamo moltissimi. A San Giovanni c'era la veste di un gonfaloniere di Lucca che era stato ammazzato, quindi una veste tutta insanguinata, attaccata vicino all'altare di patronato della famiglia. Nella cappella della Madonnina di Porta San Pietro c'era addirittura un'armatura di un cavaliere cristiano che era stato sconfitto, e il cavaliere sopravvissuto a questo duello si era guardato bene di portare questo trofeo di guerra e offrirlo alla Madonna la Madonnina di Porta San Pietro come ex voto. Ecco, dopo il Cinquecento tutte queste cose vengono
vengano tolte dalle chiese, sono cose molto interessanti che però diciamo avevano poco a che fare con il culto, avevano molto più a che fare con le guerre fratricide tra cristiani, quindi la chiesa non le voleva più. Ecco il tempietto del Volto Santo. Andiamo a vedere da vicino diciamo questi oggetti che poi costituiscono un po' la storia stessa anche del simulacro. Ecco, la vestizione del Volto Santo parte sempre dall'alto con la corona. Questa è la corona realizzata nel 1655 dall'orafo massese Ambrogio Giannoni, che sostituì una corona trecentesca di rame dorato e che doveva avere una foggia molto simile a quella della cintura che è del fregio del Volto Santo. L'idea di realizzare un nuovo diadema fu lanciata da un padre cappuccino che predicava durante la quaresima di quell'anno nella cattedrale, e fu fatta una raccolta che diciamo coinvolse tutta la città e vide accumulare un bel po' di oro, di soldi per realizzare questa nuova corona, che fu fatta poi in oro zecchino. E 16 cittadini discussero della forma del nuovo monile, tenendo informato il Consiglio Generale della Repubblica. Fu scelto di mantenere la foggia di quella medievale, che quindi era caratterizzata dalla presenza di un Padre Eterno e delle cuspidi, che qui possono state rese in modo barocco, però fondamentalmente la base è una corona radiata. E alla fine di agosto del 1655 la nuova corona era pronta, e la incoronazione del Volto Santo fu organizzata a modo trionfale con una grande cerimonia di Stato il 12 settembre, quindi alla vigilia, all'antivigilia alla vigilia della processione di Santa Croce, perché poi la festa di Santa Croce è il 14. E quella mattina la corona fu esposta ai fedeli nella cattedrale sopra un alto faldistorio ricoperto di broccato d'oro, e dopo la messa solenne un lunghissimo corteo composto dal vescovo preceduto dai canonici della cattedrale, seguito dal gonfaloniere, quindi il principale magistrato della città, e da due anziani e dai condottieri, da tutto il Consiglio Generale della Repubblica, uscì in processione dalla porta centrale di San Martino per rientrare da quella del Volto Santo, cioè proprio la porta nord che è davanti al simulacro, mentre veniva eseguito un mottetto dalle cappelle musicali disposte sulla cantoria dei due organi. Ecco, da questo mottetto ha preso vita il mottettone, poi, che è la forma musicale diciamo che viene realizzata tutti gli anni da compositori proprio per celebrare eseguita alla fine della processione di Santa Croce. E giunti alla cappella, il vescovo diciamo si portò salì su un palco per sostituire la corona, con tutto un cerimoniale che prevedeva anche la presenza del capo di Stato, il gonfaloniere, il cancelliere, tutte le autorità. E nel momento dell'incoronazione, diciamo, ci fu tutta una serie di spari di artiglieria, i moschetti della milizia delle Semiglia, spararono poi la torre di Palazzo e poi 200 cannoni delle mura, che oggi non abbiamo più, e di tutte le fortezze dello Stato, e fu anche eseguito un Te Deum. Ecco, noi abbiamo questa bellissima corona, però abbiamo anche, diciamo, qualche raffigurazione della corona precedente, anche se un po' idealizzata. Allo studio della corona, dell'avvicendamento delle due corone del Volto Santo note, si è cimentato Stefano Martinelli, che ha scritto un saggio molto interessante. Ecco, questo è un quadro che è nell'oratorio degli Angeli Custodi, che ci dà memoria visiva di più o meno di come doveva essere la corona
precedente e forse anche il collare precedente che si intravede del volto santo, e quindi con le cuspidi e l'architettura gotica come quella che vedremo tra qualche scatto, diciamo, quindi un oggetto che era che purtroppo non è sopravvissuto proprio perché poi era di rame dorato, ma sarebbe stato molto, molto interessante. Stefano Martinelli ha ritrovato i disegni, diciamo, seicenteschi che testimoniano la sua foggia. E durante l'anno il Volto Santo ha a disposizione, diciamo, altre due corone alternative di bronzo dorato che vengano messe più frequentemente poi durante tutto l'anno sulla scultura. Ecco, qui vediamo appunto il Volto Santo rappresentato, perché comunque c'è una grossa discussione, diciamo, sulla foggia di queste corone del Volto Santo. Perché in questo caso vediamo sulla moneta del Cinquecento che c'è una corona sì, radiata, quindi di tipo classico antico, però c'è un arco sopra, un arco, diciamo, sulla parte superiore. E qui nasce tutta una discussione sulle fogge delle corone del Volto Santo, perché in realtà questo arco, che ricorda molto le corone imperiali del Sacro Romano Impero, potrebbe anche indicare in realtà solamente il berrettino del Volto Santo, che era un berretto di velluto rosso che veniva messo fra la corona e il legno per far calzare meglio la corona. Questo berrettino del Volto Santo aveva tutto un suo culto perché veniva conservato durante l'anno, anzi ce n'erano diversi di questi berrettini del Volto Santo, succotto, quindi fatto a spicchi, venivano imposti per esempio insieme all'estrema unzione a malati o quanti ne facevano richiesta. Ecco, qui ci sono delle cose interessanti che vanno notate di lungo momento sulla corona, perché comunque è un elemento molto molto interessante, perché poi ci viene riferito nelle miniature in fogge diverse che più che illustrare forse com'era la foggia delle corone medievali del Volto Santo, ci parlano delle corone imperiali del Sacro Romano Impero, perché il Volto Santo non poteva essere da meno dell'imperatore, quindi in queste miniature la corona viene aggiornata, diciamo, con quelle che vengono adottate dagli imperatori. In questo caso siamo in un codice, credo, del XIV secolo, che è conservato a Roma. Vediamo un Volto Santo che ha una corona ad arco, quindi della stessa foggia di quella imperiali, con sotto qualcosa di bianco che ci lascia un po' incuriositi. Anche su questa immagine che ora vedete all'estrema destra del video si vede... Siamo nel nord Italia, mi sembra vicino a Campione d'Italia, si vede un Volto Santo con non una corona ma una mitra in testa, una mitra bianca. Ecco, anche questa raffigurazione è estremamente interessante. Noi non sappiamo poi se nel 300, perché non abbiamo una documentazione così specifica, però questi sono sicuramente dei segni interessanti. Volto Santo che fogge, a parte quella di rame dorato, se venissero inseriti altri elementi. Ecco, là. Qui rivediamo anche su questa immagine del Volto Santo, di nuovo una sorta di mitra bianca sopra la corona. Poi andiamo a vedere un ritratto di Carlo IV di Lussemburgo, che è un imperatore che è vissuto a Lucca in giovinezza, perché è stato con il padre coinvolto nelle vicende toscane intorno al 1333, ha governato Lucca, poi è stato l'imperatore che ha liberato Lucca nel 1369, quindi c'è e lo stesso, diciamo, Monte Carlo nostro, comune di Monte Carlo, prende nome da Carlo di Lussemburgo. E lo vediamo con questa corona che abbiamo visto è stata proposta in alcune miniature anche sul Volto Santo. Capiamo meglio, cioè una corona
imperiale, quindi con l'arco, ma anche con la mitra vescovile. Questo comunque perché? Per il solito motivo che vi dicevo all'inizio, cioè per questa, diciamo, contaminazione di ruoli che l'imperatore aveva e il papa avevano, che prendeva fondamentalmente origine dall'Antico Testamento, quindi l'imperatore si riteneva anche di avere poteri sacerdotali, e proprio nel 300 la corona imperiale da corona diciamo semplice gigliata o con un arco vi vengano inseriti degli elementi che noi ritroviamo nelle raffigurazioni del volto santo, anche se non sappiamo poi se effettivamente il volto santo, però può anche darsi di sì, in un certo periodo abbia avuto corone di questa foggia. Ecco, qui vediamo, per ricostruire quella che poi è diventata nel 600, è stata ricreata la corona di Rodolfo d'Asburgo, siamo all'inizio del 600, la corona imperiale d'Austria, che ha questi elementi che abbiamo visto sulla corona di Carlo IV di Boemia, trecentesca, quindi una mitra messa di traverso e poi gli altri, una corona gigliata, che più nella tradizione medievale delle corone, e l'arco centrale, che è invece proprio un attributo delle corone imperiali. Ecco, qui vediamo la più antica, diciamo, corona imperiale, Sacro Romano Impero del XII secolo, con appunto l'arco centrale, che è diventato poi uno degli attributi delle corone imperiali, perlomeno del Sacro Romano Impero. Ecco, qui vediamo un imperatore che è, non mi ricordo se nonno dovrebbe essere del nostro Carlo IV, questo è Arrigo VII, Arrigo VII con una, che è raffigurato da Tino di Camaino, e questa è la tomba che si trovava nel Duomo di Pisa, perché Arrigo VII, di cui parla Dante, morì in Toscana e fu seppellito a Pisa. E qui vediamo che anche in questo caso evidentemente c'era una discussione teorica, probabilmente con all'interno della corte imperiale, per riformulare la struttura della corona, la forma della corona imperiale. Qui vediamo questi primi prototipi di corona gigliata con questa sorta di piramide sopra, ecco, che poi viene riprodotta anche dai pittori, per esempio da Simone Martini, ma è simbolo di questa elaborazione, insomma, di cui viene investito anche il volto santo nel momento in cui viene raffigurato nelle miniature in questo periodo. Ecco, questa è la corona di Enrico VII, che è stata ritrovata in realtà nella tomba, una corona funebre semplice, non ha l'arco, una corona gigliata, diciamo così, trecentesca. Ecco, questo è semplicemente per farvi vedere il prototipo comunque classico più antico, che poi è quello che ha maggior successo in epoca rinascimentale in Italia, a cui si ispireranno anche i granduchi di Toscana quando si faranno nominare appunto granduchi, che è invece la corona radiata, che resta più degli imperatori divinizzati, che resta più in uso e è rimasto il prototipo più diffuso comunque in Italia. Vado avanti velocemente perché vedo che è già passata un'ora, quindi vi faccio vedere velocemente gli altri oggetti che comunque conoscete, molti di voi conosceranno: il gioiello del volto santo, donato da Laura Neri Santini nel 600, siamo di fronte a un gioiello di fattura, rarissimo gioiello di fattura francese, che è stato, diciamo, riferito agli orafi addirittura del Re Sole, e Laura Neri Santini
praticamente fu l'erede di una grandissima fortuna della famiglia, una delle più importanti, ereditò circa 500.000 scudi, ma è interessante e anzi sicuramente è una figura che femminile che andrebbe studiata più approfonditamente, perché fu un'imprenditrice, perché investì, fu la tutrice del figlio minorenne e poi in proprio continuò l'impresa commerciale della famiglia con ingenti investimenti a Lucca, Livorno, a Messina, dimostrando veramente delle capacità imprenditoriali del tutto inusuali per una donna della sua epoca, ecco. E nel 1657 questa nobildonna donò un primo gioiello con 70 diamanti che poi pochi anni dopo fece, diciamo, forse in occasione delle nozze del figlio, fece rifare e fece, diciamo, arricchire in queste forme con un totale di 342 diamanti, un valore immenso per l'epoca, è veramente un oggetto che uno dei pochi oggetti che ci testimoniano l'arte orafa francese del periodo del Re Sole. Del berrettino del volto santo vi ho già parlato e qui passiamo al collare che fu realizzato con l'oro avanzato dalla lavorazione della nuova corona e fu, diciamo, realizzato nel 1657 sempre da Ambrogio Giannoni. E poi i pendenti, no, non si vedono, ma si vedono, diciamo, sotto il collare vengono attaccati, vedete che ci sono due anellini, due pendenti fatti a stella che in realtà risalgono probabilmente all'Ottocento e uno dei due è stato poi rubato nel 1951 e purtroppo non è stato più ritrovato, quindi è stato rifatto. Il fregio poi, ecco, è la parte di orificeria in questo momento più eclatante, forse di maggiore interesse, perché siamo di fronte a un manufatto trecentesco. Mentre la stoffa della veste è stata sostituita più volte, questo velluto ricamato è stato sostituito l'ultima volta alla fine dell'Ottocento, tant'è vero che ancora oggi si trovano in alcune famiglie delle reliquie che sono semplicemente dei pezzetti del vecchio tessuto distribuiti ai fedeli. Il fregio è di argento dorato, in parte sbalzato, in parte fuso, si articola su due fasce, bordo superiore, quello centrale e quello inferiore. Nell'edicola più grande c'è la Madonna con il bambino, nelle altre edicole si riconoscono San Pietro, San Paolo, poi dei santi vescovi e poi altre figure di santi e profeti. Poi ci sono due, oltre di quest'epoca, diciamo, di questa fattura, ci sono anche due manipoli che stanno, due edicolette dello stesso tipo che stanno praticamente sui polsi del volto santo. Questo fregio fu restaurato in buona parte rinnovato tra il 1382 e il 1384 a spese del comune di Lucca e di alcuni privati. E a questa fase devono essere attribuite soprattutto la struttura architettonica di queste edicole gotiche quasi fiammeggianti, e questo rifacimento testimonia della ripresa economica della città dopo appunto la liberazione di Lucca da parte di Carlo IV di Boemia nel 1869, che determinò il rientro in città di ingenti capitali, perché la città era restata qua più di 42 anni, diciamo, sotto diverse dominazioni, tra quali quella più lunga di Pisa, e i banchieri lucchesi avevano portato i capitali all'estero, nelle comunità, voglio dire, delle Fiandre, a Venezia. Quindi quando la città si è liberata, questi capitali sono rientrati e hanno fatto sì che la vita economica della città crescesse velocemente e anche i lavori al Duomo fosse rifatto questo,
questo fregio che ha subito comunque diversi furti storici. Il primo già nel 1394, in cui un chierico rubò praticamente alcune figure di argento di questo fregio, fu condannato alla restituzione del metallo, che nel frattempo era stato fuso, e a pagare 20 fiorini d'oro e essere bandito della città con la minaccia del carcere a vita. L'altro furto, che ha riguardato una delle due edicole dei Manipoli, è lo stesso furto della stella del 1951. Purtroppo questo pezzo non è più stato ritrovato, e quindi uno dei due Manipoli è, diciamo, una copia tratta dalle fotografie. Lo scettro, la parte, diciamo, ecco qui vediamo una delle edicole dei Manipoli, dei calzari. Ora vi volevo parlare dello scettro, che è dal punto di vista iconografia politica un altro elemento interessante, che lo scettro, vabbè, sappiamo che è un altro attributo regale, fu realizzato in argento dorato nel 1852 da Pietro Casali. Furono impiegati, insomma, diversi 255 grammi d'oro e quasi 3 kg e 2 d'argento. E questa cosa è nata tutta, diciamo, dai moti rivoluzionari del 48, che avevano spaventato i lucchesi, perché già nel 1849 un gruppo di nobili aveva promosso una sottoscrizione per realizzare una corona di spine d'oro, si trova sui documenti detto così, per il miracolo che operò Dio salvandoci dall'anarchia grazie alla protezione del volto santo. Qual era questa grave anarchia? Erano appunto i moti del 47-48, perché dopo praticamente con la rivoluzionari c'era stati la prima guerra di indipendenza condotta dai piemontesi, e anche il Granduca era stato costretto, diciamo, a mandare delle truppe, c'erano stati diversi volontari lucchesi, ma diciamo che poi alla fine era scoppiata un po' la rivoluzione anche in Toscana per dei tumulti. Il Granduca scappò dai territori toscani, si rifugiò sotto, credo, a Gaeta, anche lui sotto la protezione del re di Napoli. E Lucca, diciamo, ebbe dei momenti di tensioni perché a Firenze si era costituito un governo democratico affidato a Montanelli, Guerrazzi e Mazzoni, e praticamente le truppe filo granducali si erano riunite tutte a massa, e quindi a Lucca si concentrarono tutte le forze, tra virgolette, rivoluzionarie e, diciamo, repubblicane, fra virgolette, che stettero circa 2 mesi in città, e erano composte soprattutto da livornesi, che erano molto provocatori nei confronti dei nobili della società lucchese, perché piantavano alberi della libertà in ogni dove a Lucca. Quindi ci furono delle grandi tensioni. Poi quando praticamente cadde il governo toscano, e ci fu la ritirata a Livorno di queste truppe municipali repubblicane, la serenità ritornò a Lucca, e appunto i nobili misero insieme una raccolta per fare una corona di spine, che poi fu trasformata, poi, nel senso, questo progetto fu abbandonato e fu concentrato su questo scettro che vediamo ancora oggi. I calzari li abbiamo visti prima, sono legati, diciamo, a un miracolo famoso, no, del giullare, per cui a cui il volto santo, diciamo, gettò uno dei calzari. Nella foggia in cui li vediamo oggi
questi risalgono probabilmente all'inizio del 600, e sotto uno dei due calzari ci sta un calice. Questo sì che è una, vediamo se lo trovo in questa foto, ecco, in questa foto si, in generale si intravede praticamente sotto uno dei calzari, e si dice che sia lì per reggere il calzare, che dopo il miracolo non sarebbe più stato al suo posto. In realtà questa è una raffigurazione, una delle parti più antiche dell'iconografia del volto santo, perché testimonia il sangue raccolto in una coppa, e che poi è anche alla base di tutte le leggende del Sacro Graal, perché comunque il volto santo, quando è arrivato con due ampolle, è arrivato all'uni, originariamente è arrivato con due, era stato al reliquiario, in cui c'erano due ampolle del sangue di Cristo, una delle quali è stata lasciata all'uni, e la seconda dovrebbe essere quella che oggi è conservata nella chiesa di San Frediano, e nella cappella del preziosissimo sangue. Ecco, quindi questo attributo è molto molto antico e testimonia, diciamo, è un po' a giustificazione poi dell'esistenza di queste due reliquie, che nel Medioevo erano considerate molto importanti. Ecco, questo calice non ha datazione, perché è un oggetto molto antico, forse del XIII secolo, però non abbiamo altre informazioni. Gli ultimi due oggetti di cui parlo velocemente sono le chiavi della città, che furono offerte, le vediamo qui in mano all'angioletto, a corredo, diciamo, della incoronazione avvenuta nel 1655, e originariamente erano tre, perché nel 1655 le porte della città erano Porta Santa Maria, Porta San Donato e Porta San Pietro. Dopo il 1810, con l'apertura di Porta Elisa, è stata aggiunta una quarta chiave. E infine la intravedete ai piedi del volto santo. La cosa fa un po' strana, perché comunque ci testimonia anche in questo excursus la modernità, l'arrivo della modernità a Lucca, e la locomotiva d'argento, che è uno dei più originali degli ex voti accumulati nei secoli. Si tratta appunto di una locomotiva in scala 1 a 15 che riproduce una delle tre locomotive che presero servizio sulla ferrovia Lucca-Pisa, che è, abbiamo questo primato, una delle più antiche, forse la più antica ferrovia internazionale della storia, perché collegava all'epoca, quando fu realizzata e partì il servizio, collegava due stati, il Ducato di Lucca e il Granducato di Toscana, e diciamo poi fu completato nel 1846, arrivava solo a Ripa Fratta, poi dopo diciamo è stata estesa fino all'attuale stazione di come si chiama, di San Rossore, e su questa linea funzionavano queste tre locomotive ordinate a una ditta americana, che furono battezzati con i nomi di Ripa Fratta, Pisa e Lucca. Ecco, la società ferroviaria in realtà e decise di donare questo modello nel 1856, proprio probabilmente per chiedere una grazia, perché si trovava in cattivissime acque. Quindi in realtà questa cosa aggravò i bilanci, ma poi la società, il Volto Santo in questo caso, non fece il miracolo, perché la società fallì, e poi le ferrovie, anche la tratta Pisa-Lucca, è stata assorbita negli anni successivi in tutte le società che con l'Unità d'Italia poi hanno portato alla costituzione di due o tre società di gestione di tutta la rete, che poi sono state privatizzate, cioè statalizzate all'inizio del Novecento nelle ferrovie dello Stato. Io ho parlato anche troppo, me ne scuso, perché sono veramente passati tanti minuti, e però sono a disposizione di qualsiasi domanda.
Allora, perfetto, perfetto, Jacopo, grazie mille, davvero interessante, mi piace, prima di leggerti le domande, mi piace anche riportare i complimenti che ci sono anche su Facebook, esposizione chiara, articolata e ricca di notizie e curiosità, complimenti molto interessanti, ecco. Mentre per quanto riguarda le domande, ce ne sono alcune, allora... partiamo da Michele. A partire da quale data Cristo crocifisso non viene più rappresentato con i due piedi inchiodati? Bisognerebbe andare a vedere, non lo so, perché in realtà è dal Rinascimento che si codifica la, diciamo, il tipo di crocifisso che conosciamo. Bisognerebbe vedere, per esempio, crocifissi che poi hanno fatto da modello per tutti, quelli di Donatello, se non ricordo male, e altri, forse ce n'è qualcuno di qualche altro scultore importante del primo del piano Rinascimento toscano, soprattutto. Ecco. Perché poi noi ci consideriamo un po' al centro del mondo, in realtà quelli sì, sono diventati internazionali, sono diventati quelli base della Chiesa Cattolica, ma il discorso iconografico di Cristo ci vorrebbe uno specialista, e quindi vi suggerisco magari il professor Bacci, che di queste cose è molto esperto, per un successivo incontro magari proprio sul volto santo, sulla questione degli ex voto, della rappresentazione di Cristo. Se andiamo nel Rinascimento, per esempio, in area tedesca, in area prima quindi sempre della Controriforma, troviamo delle cose molto molto interessanti, ecco, anche dal punto di vista della rappresentazione di Gesù crocifisso. Grazie. Mentre Daniele chiede, come mai la carnagione del volto santo è scura? È stato concepito così? Questo ce lo diranno i restauri, perché come vi accennavo all'inizio, è stata annunciata una importante operazione di restauro che potrebbe riservarci anche delle sorprese molto grandi, perché noi sappiamo dalle miniature che il volto santo in realtà... può darsi anche che sotto la veste abbia dei colori inediti, ecco, che noi non conosciamo più. La colorazione scura, che comunque è ormai un dato storicizzato, è dovuta principalmente anche all'azione del fumo delle candele nel tempo, che comunque hanno sempre, diciamo, come tutti gli oggetti di devozione, sono sempre state messe davanti a questo oggetto, ecco, però se uno guarda intanto il crocifisso di San Sepolcro, che è un oggetto comunque più vicino al volto santo dal punto di vista iconografico, anche dal punto di vista della datazione, vede che l'incarnato non è così scuro, insomma, che è stato, diciamo, ripulito. Quindi poi comunque Dante ci ha detto che ha messo nell'inferno dei paragoni col volto santo e la pece, diciamo, che si intravedono, quindi comunque credo che ce lo terremo così. Altra domanda da Michele: esistono altre sculture del volto santo in Italia o all'estero? Esistono, sì, e tra l'altro su questo una studiosa lucchese ha fatto un bellissimo lavoro, che tra l'altro è anche consultabile online, si chiama, allora, la studiosa Ilaria Sabatini, che è, diciamo, la curatrice di Arvo, che è l'archivio del Volto Santo. Se uno mette su Google l'archivio del Volto Santo, esce fuori un sito dove c'è un bel database di proprio iconografia del Volto Santo, molta della quale proviene proprio dall'estero. Quindi andando sull'archivio del Volto Santo si trovano molte cose interessanti. Sì, Ilaria Sabatini la conosciamo bene, perché è stata relatrice la scorsa settimana su Matilde di Canossa. Sempre Michele chiede: con quale legno è stato realizzato
il volto santo, quanti pezzi costituiscono la scultura? Questo ce lo darà Maria, Anna Maria Giusti, che è un po' la coordinatrice del restauro, perché in realtà su alcuni testi la tradizione vuole che sia cedro del Libano, poi cedro del Libano non è, dovrebbe essere quercio, però dobbiamo avere la pazienza di attendere la fine, diciamo, perlomeno la fase avanzata dei restauri, che ci diranno esattamente quali legni sono stati impiegati per il volto santo, che sarebbe interessante, perché queste essenze magari ci possono anche dire se effettivamente ha una provenienza estroeuropea magari. E sui pezzi, quanti pezzi costituiscono la scultura? Ma grosso modo a occhio possono essere uno per la testa, uno per le braccia e una parte centrale per il busto e la veste e altri due pezzi per, però cioè, sono supposizioni, perché comunque non ho mai avuto modo, come del resto quasi nessuno, di analizzare la scultura e non è facile girarci intorno, quindi nel momento in cui verrà smontato dalla sua collocazione, collocato credo nel transetto nord della cattedrale, ci sarà con penso delle radiografie o degli esami, si capirà esattamente di quante parti è composto, però adesso noi vediamo solamente proprio il minimo che ci consente una visione frontale, Mentre Chiara chiede: quanto pesa la statua? Per tutte queste domande ci diamo appuntamento con Anna Maria Giusti, con l'ufficio delle pietre dure, anzi proporrei alla Casa della Memoria, Carlo, magari mettiamoci in contatto con loro, così ci possono fare magari un paio di aggiornamenti in corso di restauro. Sì, dovrebbe essere interessante. Massimo chiede, chiedo scusa, mi è sfuggito il collegamento della locomotiva con il volto santo. È un ex voto, quindi semplicemente, come dire, la società era in cattivissime acque, stava fallendo, però gli ultimi soldi che gli rimanevano in cassa estremo atto di devozione o la richiesta di un aiuto divino, sono stati impiegati nel fare questo oggetto, che è un ex voto, quindi il ex voto è o una forma, diciamo, di promessa, oppure non lo sappiamo, perché ora noi ce l'abbiamo i documenti di questi signori, sappiamo che la società è fallita, che era in cattive acque, può darsi che magari questo ex voto è stato fatto perché i lavori sono andati a buon fine nonostante la difficoltà. Ecco, purtroppo in questo caso io non so, non credo che esistano i documenti di questa società nei nostri archivi, quindi l'esatto motivo non lo sappiamo, però possiamo immaginare che sia una forma di ringraziamento per aver terminato bene i lavori, oppure sia un'estrema invocazione per salvare la società dai guai economici. Ecco, sì, restando sempre un attimo qui sulla locomotiva, sempre Massimo aggiunge, la locomotiva si trova nel tempietto, non ho capito? La locomotiva viene messa ai piedi del volto santo tutte le volte che il volto santo viene vestito, quindi dovrebbe trovarsi lì con alcuni altri ex voto, durante la Santa Croce, le due feste di Santa Croce, il 3 maggio e il 14 settembre. Però, essendo ora il volto santo in restauro, noi ci auguriamo tutti che questi restauri si concludano magari entro la prossima Santa Croce. Non sappiamo, per esempio, quest'anno non è stato ornato, quindi non credo che sia stata tirata fuori neanche la locomotiva, conservata dal capitolo della cattedrale. Daniela chiede: su quali basi le recenti ricerche datano il volto santo come da leggenda?
Le datano praticamente con, e qui ci vorrebbe un esperto, però io vado molto generalizzando, perché gli elementi come il legno o come le rocce si possono datare a partire dal decadimento di alcuni isotopi che si trovano, di elementi che si trovano all'interno. Quindi le tecniche, non so se si chiamano ancora così, delle datazioni col carbonio 14, col decadimento di questi elementi, che riescano a datare molto bene le ere geologiche, in questi ultimi anni si sono affinate anche per poter datare degli oggetti molto più vicini a noi. Sappiamo per esempio la datazione eclatante fatta negli anni 80 della Sindone, e sono stati datati altri oggetti, e quindi semplicemente sono parametri, sono stati raccolti diversi campioni della scultura e sono stati sottoposti, evidentemente, perché tra l'altro ora io credo che non sia ancora stato pubblicato nulla di complessivo su questa ricerca, ne sono stati annunciati semplicemente risultati che sono molto eclatanti, però queste analisi appunto si basano su dei fattori scientifici insomma molto, molto forti. Ecco, qual è la difficoltà a datare il Volto Santo? Che nel metodo della storia dell'arte, nel metodo storico puro, noi cerchiamo documenti, però abbiamo visto che Volto Santo chiaramente prima dell'undicesimo secolo non lo troviamo scritto da nessuna parte, quindi gli storici si fermano più o meno lì e andando indietro devono fare delle supposizioni. Poi abbiamo visto gli storici dell'arte, il metodo loro si basa su confrontare degli oggetti simili, perché quando abbiamo tanti oggetti simili che vengono fuori dalle stesse botteghe o si sono influenzati da loro, riusciamo a rimetterli in relazione, magari basandoci anche e a collegarli a documenti scritti che ce li datano, e quindi ricostruiamo perlomeno un insieme di oggetti. Però il Volto Santo è unico, cioè è quasi unico, nel senso che poi esistono pochissimi crocifissi in giro per l'Europa o per il vicino Oriente a cui confrontarlo stilisticamente. Quindi anche questo tipo di ricerca diventa, quando gli oggetti sono pochi da confrontare, diventa molto, molto, molto difficile, molto poco, come posso dire, verificabile, molto possibile prendere delle cantonate. Noi non riusciamo a datare spessissimo, probabilmente non riusciamo a riconoscere delle architetture dell'Alto Medioevo e le riteniamo magari successive, perché non ci abbiamo tantissimi esempi e non ci abbiamo un documento scritto. Quindi la ricerca è una griglia fatta di tanti elementi, e quello del carbonio 14 sicuramente è un elemento forte. Vediamo come le altre parti della ricerca ci si accorderanno. Sì, grazie Jacopo. Monica aggiunge: il Volto Santo era l'effigie portata al collo da mercanti lucchesi e da loro in tante sedi di colonie mercantili. Erano realizzate effigi o altari. A Venezia, ad esempio, c'è la Calle dei Lucchesi e l'effigie sulla casa abitate da mercanti. Aggiungo anche che a Venezia c'era proprio la scuola, no, del Volto Santo. E ringrazio per la bella lezione ricca di spunti. È verissimo, nel senso che il culto del Volto Santo è una sorta, noi oggi, cioè, non voglio sembrare blasfemo, ma è quello che noi oggi chiamiamo brand, cioè garantiva la qualità della merce lucchese, garantiva la qualità dell'economia lucchese, garantiva che i lucchesi erano persone serie, e non per nulla questo crocifisso è stato raffigurato sulle monete, e è diventato il tratto distintivo dei lucchesi all'estero. Ma per dire, a Roma c'erano tutte le chiese delle comunità straniere che erano a Roma, San Giovanni dei Fiorentini, c'era anche la chiesa nazionale dei Lucchesi, che è Santa Croce dei Lucchesi, che è appunto dedicata al Volto Santo. Quindi, come dire, è la potenza
l'universalità di questo simbolo è talmente ampia che ci si sono, i simboli sono, hanno un grande successo e non tramontano quando ogni epoca ci si può e ogni classe sociale ci si può rispecchiare. È quello che è successo con il volto santo. Allora, qui cominciano i complimenti da parte di Nadia, grazie mille, intervento molto interessante. Da parte di Michele, complimenti al dottor Lazzareschi Cervelli. Dai Romi, grazie mille, interessantissimo. Daniela aggiunge, grazie, non vedo l'ora di leggere i risultati delle ricerche scientifiche. Ottimo, ottimo lavoro, dottor Lazzareschi. Mentre altra domanda da parte di Daniele, ma lo stato dell'arte, il volto santo non è considerata la scultura lignea più antica d'Europa? Probabilmente sì, però, come dire, noi abbiamo gli slogan, ecco, andiamo oltre gli slogan. Gli slogan ci sono utili perché riescono magari a rendere interessanti delle cose, che degli oggetti che magari prima non lo erano, però va riempito. Sì, può essere considerata una scultura più antica e vediamo come poi questo grande annuncio ci rivelerà qualcosa di più interessante, perché la vera cosa interessante è non chi c'ha la scultura più antica, ma riuscire a vedere questo, a riuscire ancora oggi a vedere questo filo rosso immateriale che collega tutte queste persone, tutti questi oggetti che se fossero scollegati, se fossero, non fosse più possibile ricostruire questa storia, non ci direbbero nulla. Invece il bello è proprio di avere una storia così avvincente dove tutti questi oggetti trovano il loro posto. Ecco, quindi va bene la scultura più antica d'Europa, però anche tutto il resto. Va bene, allora io prima di lasciare anche la parola di nuovo a Ilaria, ti volevo chiedere una cosa, Jacopo. Se, hai parlato tanto del corredo, del volto santo, piaceva un attimo dare dei suggerimenti proprio di viaggio, no? Se uno dovesse conoscere i luoghi del volto santo, abbiamo chiaramente visto la cattedrale con la cappella di Matteo Civitali, e mi piace ricordare il museo della cattedrale che si trova accanto. Chiaramente il museo della cattedrale permette di vedere, fra l'altro con un biglietto combinato si può entrare nella cattedrale, quindi vedere la sacrestia di Ilaria del Carretto, con Ilaria del Carretto, e il battistero e la chiesa di San Giovanni. Si può vedere anche, si può entrare nel campanile che è stato aperto al pubblico proprio di recente, e poi visitare il museo della cattedrale che si trova lì sul lato nord, no? Dove ci sono, dove c'è tutto il corredo, il prezioso corredo del volto santo che hai mostrato. Però ecco, oltre a questo in città e allargando il discorso anche alle croci, perché Lucca è una tradizione straordinaria, bellissima di croci conservate che sono arrivate a noi, alcune realmente intatte, magari non proprio croci come volto santo, ma le croci dipinte, diciamo così. Può dare dei suggerimenti di visita, così quando torniamo in presenza e finiamo questi incontri online possiamo vedere e tornare a viaggiare? Bene, abbiamo Berlinghiero, come abbiamo visto, al Museo di Villa Guinigi, però abbiamo un Berlinghiero, per esempio, anche a Tereglio, che è stato, come posso dire, o perlomeno attribuita a Berlinghiero, una croce molto, molto conservata, dipinta, di un Christus Triumphans nel paese di Tereglio, nella chiesa principale. Ma mi vengono in mente anche, per esempio, tante edicole che si trovano nel nostro territorio con il volto santo. Ce n'è una a Borgo Giannotti, che è neogotica, che merita molto di essere vista. Poi se andiamo molto più sullo storico, andiamo anche a vedere, allontanandoci dal territorio di Lucca, per esempio, c'è un volto santo in Bocca di Magra, ci sono gli scavi di Luni. Luni è stata una città molto importante, diciamo, in epoca tardo antica, e in collegamento comunque con Lucca. La cattedrale di Sarzana, dove c'è un bellissimo anche lì crocifisso, diciamo, Christus Triumphans, e dove è conservata quell'ampolla che sarebbe arrivata a Luni, perché la cattedrale di Sarzana
è stata la chiesa che ha accolto poi il titolo dell'antica cattedrale di Luni, quindi un po' l'erede sarzana di Luni. Ecco, quindi gli spunti sono veramente tanti, sono su questo tratto di via Francigena che è stato così importante, e quindi sì, sicuramente anche Tereglio consiglio di andarla a vedere. Grazie, grazie Jacopo. Ti chiedo un favore, Jacopo, se puoi togliere la schermo, perché poi dopo l'intervento di Ilaria voglio far rivedere il video del Volto Santo e della Cattedrale San Martino. Ilaria. Grazie Carlo. Aggiungo i miei ringraziamenti personali a quelli che sono già stati espressi da molti partecipanti a questo incontro. L'intervento di Jacopo è stato veramente molto interessante e vedo che ha fortemente aumentato il desiderio di sapere, di conoscere, di visitare di tante persone che ci hanno ascoltato. Da parte mia, nel salutarvi e nel salutare Jacopo e ringraziarlo, condivido con voi il libro, vi faccio vedere il testo che è il frutto del lavoro di Jacopo e, come lui diceva giustamente, di Luigi Casentini, che abbiamo l'occasione di ringraziare e di salutare, perché Luigi ha realizzato una documentazione fotografica interessantissima proprio del momento della vestizione, che noi possiamo cogliere attraverso delle immagini estremamente interessanti e che adesso vedete ovviamente in modo non adeguato, e Jacopo l'ha corredato di tutti i testi che ci permettono di comprendere il significato simbolico di ciascuno degli elementi di vestizione che oggi ci ha illustrato. Ringraziando Jacopo nuovamente e anche contando sulla sua preziosa collaborazione anche per i futuri sviluppi di queste nostre indagini, che ci permetteranno di conoscere meglio i risultati degli attuali interventi di restauro, io vi do appuntamento a sabato prossimo. Avremo un nuovo incontro con Elisabetta Bela, che voglio ricordare è stata la persona che ci ha permesso di fatto di iniziare questo percorso e che nei precedenti interventi ci ha illustrato le recenti acquisizioni archeologiche dell'epoca romana e in un ulteriore intervento dell'epoca longobarda. Sabato prossimo ci permetterà, sempre con l'analisi dei reperti archeologici, di indagare un personaggio al centro di molte indagini, ricerche e anche discussioni, che è Castruccio Castracani. Quindi vi aspettiamo tra una settimana, vi ringraziamo per la partecipazione, vi chiediamo anche di aiutarci a diffondere questi nostri appuntamenti, che sappiamo per molte persone sono state una modalità sia per sentire la vicinanza di una comunità che si costruisce intorno a un tema che interessa a tutti noi: conoscere meglio la storia, conoscere meglio la cultura, conoscere meglio anche il territorio, come diceva Carlo, anche invitare a visitarlo, in modo che possiamo ritrovarci al centro di una dinamica che comprende turismo, cultura, memoria, e che sappiamo trovare nella nostra città un centro di interesse estremamente affascinante. Quindi di nuovo grazie a tutti, appuntamento a sabato prossimo, e Carlo, grazie, ci permetti adesso di rivedere il filmato. Di nuovo per questo filmato ringrazio Antonella Giusti per la sua collaborazione e tutto l'ufficio del turismo del Comune di Lucca. Grazie. Sì, un attimo prima di lanciare il filmato voglio ricordare che tutte queste lezioni sono visibili sulla pagina Facebook della Casa della Memoria, e dalla prossima settimana sarà possibile trovare anche tutti i video della scorsa edizione sul nuovo canale YouTube, proprio che abbiamo da poco attivato, canale YouTube della Casa della Memoria. Grazie Carlo, un caro saluto a tutti e ci rivediamo questo video estremamente affascinante. Grazie Jacopo. Grazie Jacopo.